Alfredo Guarino, Mr. Shylock, da Sora Ezia. Si ritrovava spesso la sera a cena da Sora Ezia, la trattoria di quella strettuccia via di Trastevere, con gli altri allievi dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, specialmente quelli del master di drammaturgia e sceneggiatura. Sui tavolacci di legno, per iniziare, supplì di riso e frittelle di fiori di zucca ripiene di ricotta romana e grandi zuppieri di trippa alla romana con ciotole colme di pecorino laziale. Poi carbonara, gricia, matriciana, cacio e pepe, rigatoni con paiata, pasta in brodo di arzilla e poi, se ancora restava fame, baccalà fritto o coda alla vacinara. Quel giorno lui, il migliore, che recitava soggetto, traendo spunto da testi che conosceva a memoria, aveva interpretato lo Shylock del Mercante di Venezia. Aveva studiato le interpretazioni di Jonathan Pryce, Harry Goodman, Warren Mitchell, Werner Kreus, Frank Finlay e anche quella forte sanguigna di Al Pacino, ma aveva sentito più adatta al suo carattere, al suo stile e alla sua espressività quella del barone Laurence Olivier, anche se in lui sgorgava e fluiva un tono beffardo che non si rinveniva nella impeccabile ironia compassata di Olivier. Si era seduto al centro del tavolo, fra Josefina e Amilda, cui con costante ammirazione si protendeva di continuo, ammiccando sorrisi compiaciuti e impartendo dotte citazioni, mentre di fronte sedevano altri tre allievi dell'Accademia che in rispettoso silenzio ascoltavano i suoi sprezzanti commenti infarciti di richiami letterari. Quando iniziarono ad assaggiare i supplì, giunsero altri tre allievi, fra cui Saverio di Bitonto, un ragazzino volonteroso e di buoni sentimenti, di aspetto provincialotto, molto attratto da Milda, alla quale si proponeva per accompagnarla a casa e per offrirle cappuccini e cornetti alla Nutella. «Buonasera», salutò di Bitonto. «Anche voi qui? Una bella sorpresa. Possiamo sederci con voi?» «Il tavolo è un po' stretto», rispose lui, «ma se vi stringete, con un po' di sacrificio, non hai ancora fatto la dieta? Potete accomodarvi». E, volgendosi gelido verso gli amici, «non sarà un dantesco convivio a fuggir del volgo la pastura». Al tavolaccio dei sette si accostò Sora Ezia, con due grosse brocche, una di Frascati e l'altra di Cesanese del Piglio. «Ragazzi, stasera la sala è piena. Se volete cicoria saltata o due puntarelle con alici, ditemelo prima che finiscano in cucina». Si voltò, fece due passi e agguantò due vassoietti di carciofi alla romana e alla giudia, che pose sul tavolo, dovendo poi lesta tornare in cucina. Alla vista dei carciofi alla giudia, il migliore protese il braccio e la mano a fermare la distribuzione, esclamando ispirato: «Non ha occhi l'ebreo, non ha mani l'ebreo, non ci nutriamo dello stesso cibo? Se ci avvelenate, non moriamo. Se ci fate torto, non ci vendichiamo». «Ecco, Mr. Shylock», applaudendo, disse Marco, che gli faceva da spalla,
A quel punto Saverio, che aveva studiato i gusti di Amilda, prese la brocca del cesanese e, gentilmente avvicinandola al suo bicchiere, posò e iniziò a versarne con tocco delicato. «Come ti chiami?» interruppe lui. «Scusami, non ricordo. Fra tanti allievi, mi pare Savoldo o Saverio. Oggi hai compiuto un gesto eroico a interpretare l'Edgar del Re Lear. Coraggioso, non c'è che dire, ma consentimi, con quell'accento di Barletta nei panni di un re di Gloucester, non sei andato a dizione, vero? Qualche sciacquio nell'arno?» Saverio arrossì e la mano con la quale reggeva la brocca quasi finì in paralisi. Mentre Saverio taceva, incalzò il migliore: «E pensare che Streller aveva definito il Re Lear uno sprofondarsi nell'animo umano e disse: non ho conosciuto nulla di così complesso, così disperato e trionfale, che può rappresentarsi, scusami caro, con l'accento di un venditore di pesce di Barletta». Si accostò di nuovo Sora Ezia. «Ho un piatto speciale per voi, economico e saporito. Coratella di agnello. Giosefina, e com'è fatta? Ragazza mia, con l'arte di Roma. Cuori, polmoni, fegato e milza ben rosolati, con cipolle, lauro, finocchietto e carciofi da leccare i baffi, che tu non hai. Dio mio, non è per me!» E lui, alzando il bicchiere di cesanese, dopo averne assaporato un sorso, diceva: «Grimaud de la Reynière, l'appetito è l'anima del buon gustaio. Chi tenta di ferirlo commette un assassinio morale, un omicidio gastronomico e merita la condanna all'ergastolo. Saverio, ma se a lei non piace, al che il migliore, torvo e acido, dovreste leggere, capire e apprendere Cesare Pavese. Ho girato abbastanza il mondo da sapere che tutte le carni sono buone e si equivalgono. È per questo che uno si stanca e cerca di mettere radici, di fare terra e paese, perché la sua carne valga darci qualcosa di più che un comune gioco di stagioni». Amilda, impenetrabile, abbozzava a sorrisi. Gli altri, sorseggiando Frascati e Cesanese, fecero portare in tavola la coratella, ad eccezione di Giosefina, che preferì una misticanza dell'orto all'olio bio olivastra di quattro ciocchi e basilico di Albano. Mentre assaporavano la coratella, lui fissò intensamente Amilda e le disse: «Sai, stasera, guardandoti, metto in dubbio e in crisi la celebre frase di George Bernard Shaw: non c'è amore più sincero che quello per il cibo». E poiché non gli rispondeva, aggiunse: «Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai, come si espresse il grande Gabriel Garcia Marquez». Ma non si arrese. Amilda restò rinchiusa in se stessa ed enigmatica nel suo cardigan violaceo sulla camicetta lilla, con le gambe accavallate e le mani che si muovevano con studiate movenze blandenti che ne mostravano le dita affusolate. Dopo la coratella e la misticanza, il consenso fu raggiunto unanime su
sulla torta di visciole e un bicchierino di ratafià. Al primo boccone lui, annusando la torta appena uscita dal forno, commentò, mentre con occhi languidi e pesciosi ammirava Milda: «Il divin marchese, non conosco nulla che vellichi così voluttuosamente lo stomaco e la testa, quanto i vapori di quei piatti saporiti che vanno ad accarezzare la mente preparandola alla lussuria». E sospirò e con la mano prese la pochette che era nel taschino, poggiandola sul cuore. Alfonso chiese: «De Sad?» E lui, socchiudendo gli occhi, aggrottando le ciglia, col capo accennò ad un assenso. Poi, quando Saverio si alzò, sollevando il bicchierino e muovendo a cantare Libiam nei lieti calici, lui subito si alzò a sua volta a sommergere la voce di Saverio. «In piedi a far questo brindisi, solitudine, stella scogliera, a tutto quello che valse il bianco affanno della nostra vela», compiaciuto mormorando «Stefan Mallarmé». Quindi, con accento pugliese, rivolto a Saverio: «A Citenid non ci arrazziamo, dovremmo accompagnare i nostri commensali. Tu sei venuto con la tua jeep, vero?» «Sì, certo, bene, bene. Puoi accompagnare a casa i tuoi e i miei amici. Io con la Mini, che è piccolina, accompagno Josephine e Amilda». E senza attendere risposta prese le ragazze sotto braccio, salutando tutti con un inchino, mentre avvolgeva al collo la sua pashmina rosa antico trapuntata di maschere. Verso la casa di Amilda. Dopo avere condotto Josefina a via degli Scipioni, che nel tragitto aveva dissertato sulle Eco Cards, invitando gli amici alla fiera dei 14 spinaci. «Formidabili», diceva, «quelli del Bengala, della Nuova Zelanda e del Malabar». Finalmente solo, con Amilda, prese la direzione di via Ariano a Tor di Quinto, dove la ragazza viveva nel suo grazioso appartamentino. «Sai», fece lui, «con applicazione, impegno e dedizione, potresti disvelare tutto il tuo potenziale talento. Poi hai un corpo, delle mani, un viso che ti aiuteranno, certo. Già mi immagino i cartelloni con il tuo volto e potrei aiutarti, ripetere con te le tue lezioni, controllare la postura e il ritmo, il flusso e il tono della voce. La qualità c'è tutta. Hai solo bisogno che sia impiantata bene e affinata con un coadiuvante. Eccolo, io!» esclamò. La mano di Amilda, che volteggiava sulla cloche, si allontanò. «Più oltre, avvicinandosi al Tevere, sarei per te, Amilda. Non lo senti, il miglior ottone della Adelaide di Borgogna di Rossini? Che difensor ti son, spargi, mio ben, dobleo, che amante tuo son io. Sol ti rammenta, ognor, cara man, ch'io stringo e premeo pegno tenero d'amore, ti riposa sul mio core, che ti sente palpitar. Non mi deve, n'un sol momento, cara mano, abbandonar». E fece per prendere la mano, mentre Amilda, con le gambe e con il busto, si scostò verso la portiera. Giunti sotto a casa, lui provò a chiederle se gli offriva un drink, ma lei si schernì.
protestandosi molto stanca. A casa di Amilda, nei giorni successivi, provò a invitarla ora a cena, ora a una passeggiata, ora a una prima teatrale, ora a un concerto, senza mai riuscirvi, sin quando improvvisamente e inaspettatamente a un nuovo invito replicò: «Perché non vieni sabato a cena da me?» A quella frase si inorgoglì, si sentì prestante, meglio, folgorante, naturalmente irresistibile. Lo sapeva, lo sentiva il suo eloquio fluente, la sua cultura superiore avevano fatto breccia nel cuore di Amilda. Era bastato aver pazienza, porre mattone sopra mattone, costruendo il desiderio di Amilda come il tempio azzeco di Palenque. Spolverò la giacca nera con i bottoni di seta damascata, ritrovò la camicia di seta Shantung, la pochette rosa antico e il sabato si avviò, non senza aver indossato sotto i neri pantaloni uno slip nero Versace che in mancanza di aquile imperiali romane recava sul bordo una greca dorata. Lucidata anche la mini, oltre che le scarpe nere, trepidante ma impettito, giunse all'appartamentino di Amilda che l'accolse con una insolita camicetta scollata di color senape che lasciava intravedere seni tondi e sodi, con braccioli e orecchini color bronzo su una attillata gonna nera che terminava con tre bordi in raso bombato, senape al centro e azzurro ai lati. «Accomodati, accomodati, vieni, vieni, siedi sul divano». Mentre il migliore le offrì un bouquet di peonie bianche e viola, in ricordo del suo cardigan, con al centro una peonia grigia. «Stai qui buono, ho preparato una pericena speciale per te», e scivolò in cucina, tornando poco dopo con un vassoio di finger food, crostini di salmone selvaggio dell'Alaska su crema di capra, fritelline di ceci al sentore di farigul della Provenza e cannoletti farciti di agnello macinato al canunao e rosmarino. Per il beneaugurante avvio aveva preparato coppe di caprettone, lo spumeggiante bianco della vulcanica terra vesuviana, e lui, vedo che non prometti solo nel teatro, ma possiedi potenzialità da esplorare pian piano anche in cucina. Mi sento proprio fortunato e appagato, impettendosi ancor più, mentre un lieve rossore si spargeva sulla guancia. «Non esagerare, dai», rispose lei, schermandosi con un gesto vezzoso. Quando finirono, quasi, gli antipasti e il caprettone, drin, 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 suonò il campanello della porta. Amilda si alzò, scostò qualche briciola cascata sulla gonna e andò ad aprire. «Alessandro, vieni! Abbiamo stasera a cena con noi anche Mr. Shylock». «Chi?» domandò entrando l'aitante professore di arte drammatica, cinquantenne simpatico, che indossava delle Snipe Nike M2K gialle con lacci azzurri sotto un jeans blu e un maglione Fara. «A coste,
a girocollo grigio scuro. «E chi può essere?» fece lei. «Il tuo migliore allievo?» Il migliore restò confuso e imbambolato, riuscendo a farfugliare solo qualche parola di circostanza. «Alessandro», disse a Milda, «sei il suo idolo?» E Alessandro, scegliando, «giovanotto, apprezzo la tua stima, ma non hai una ragazza per andare a cena il sabato sera?» Entrarono nella stanza dove Amilda aveva preparato il tavolo, con bicchieri e piatti di vetro, Spiegelau e Nauchmann, con posate bianche, Villeroy e Bock, per ricevere una crema di aragosta con gamberi di mazzara, bicchierini di cremolata di mandarinetto, ricciola trionfalmente preparata al forno, al sentore di lime brasiliano e mentuccia, insalata di trifoglio, cerfoglio e mango, pomme de terre, dauphine e per finire tiramisù alle fragoline di Nemi, innaffiando la cena con una bottiglia di Vulcaia Fumé Sauvignon. Alessandro, durante la cena, più volte fece ridere Amilda, imitando le interpretazioni teatrali degli allievi. Al termine, lui era satollo e impacciato. Quando Amilda gli disse: «Non ti dispiace, vero, se ora devo salutarti? Con Alessandro devo ripetere un po' di lezioni». E, dirigendosi verso la porta, aggiunse sorridente: «Sai, Mr. Shylock, devo darti una notizia. Alessandro mi ha svelato che ho anche più talento del tuo per il teatro». E poi, aprendo la porta: «Non comunica solo con aforismi e citazioni».